15 settembre 1993. A Palermo, nel quartiere Brancaccio, un comando di Cosa Nostra uccide Don Giuseppe Puglisi, parroco da 3 anni del Rione. Il sacerdote non aveva esitato a contrapporsi con grande coraggio ai boss della zona, soprattutto battendosi per sottrarre alla loro influenza i bambini altrimenti destinati al reclutamento criminale. Per l'omicidio di Don Pino Puglisi verranno condannati all'ergastolo il boss Giuseppe Graviano, ritenuto il mandante, e a 16 anni di detenzione Salvatore Grigoli, ritenuto l'esecutore materiale. Gregorio, qual è il cambiamento più profondo che si è determinato a Brancaccio dopo la morte di Don Giuseppe Puglisi? Il cambiamento credo che si possa esprimere soltanto con due parole. Una è la parola coscienza, la seconda parola è giovanile. Credo che le coscienze dei giovani, infatti, si siano rivoluzionate, o meglio, i giovani hanno scoperto di avere una coscienza che vuole essere libera. Una volta che Padre Puglisi è venuto a mancare, loro hanno scoperto proprio quello che Padre Puglisi aveva lasciato loro, ed era proprio questa coscienza libera. E i giovani questo l'hanno capito, la stanno usando questa coscienza. Ecco perché sono loro adesso a impegnarsi contro ogni speranza, diciamo. Poco più di un mese fa, grazie alla testimonianza di due pentiti, ma anche alla preziosa e massiccia collaborazione alle indagini di molti parrocchiani e di molti abitanti del quartiere, sono stati individuati i mandanti, presunti mandanti dell'omicidio di Don Giuseppe Puglisi. È stato in qualche modo come uscire da un incubo. Come ha vissuto Brancaccio questo evento, questa vittoria della giustizia? Rimane sempre di fondo forse un atteggiamento di incertezza. Sicuramente è vero che sono stati loro. È quello che ha sparato realmente a Padre Puglisi, la pallottola, chi l'ha fatta partire, chi è il killer? Sono loro, cioè sono tanti ancora gli interrogativi. Purtroppo sì, la gioia, la contentezza sicuramente, l'incubo forse, però dico forse per questa forma di diffidenza che ancora rimane in ognuno di noi, forse ancora non siamo veramente sicuri e forse ancora continuiamo a dire chissà cosa succederà domani, chissà che cosa. Ecco, è come se fossimo chiamati a vivere la giornata ancora di più oggi. Voi preti cattolici avete un formidabile punto di osservazione per capire come si stanno trasformando in bene o in male le coscienze, il confessionale. Può aiutarci a comprendere quali sono i percorsi mentali, emotivi, etici, eventualmente, che inducono un ragazzo a farsi sedurre dai messaggi, dai codici culturali di Cosa Nostra? Devo dire che ci sono parecchie cose allettanti. Brancaccio, come tanti altri quartieri di Palermo, è un quartiere che non ha la possibilità di dare posti di lavoro. Molti ragazzi non hanno lavoro, molti ragazzi vivono nell'ignoranza. Brancaccio non ha la scuola media, adesso forse l'avremo fra qualche tempo. E quindi l'ignoranza e la disoccupazione, cioè proprio la poca cultura, la non cultura e la disoccupazione sono i campi dove seminare, far crescere la manovalanza della mafia. Per cui offrendo la possibilità di guadagnare le 200.000 lire per fare la rapina, oppure portami questo pacchetto di droga da qua, là ti do 500.000 lire, bene, i soldi, questo guadagno facile, con questa maniera loro hanno la capacità di prendere il giovane, di fanno vedere i soldi, li guadagnano così immediatamente. Questi valori chiaramente fanno presa, attecchiscono nei ragazzi che vedono in questi personaggi i salvatori della patria, coloro che gli possono garantire un futuro, eccetera, senza capire che poi alla fine tutto quello che gli danno loro lo rivogliono indietro. Diciamo, si fanno pagare a colpi di omicidi con pallottole in questa maniera, e se non paghi sei morto. Quindi esiste una sorta di romanticismo del crimine. Esatto, sicuramente è proprio questa forma di romanticismo a cui questi ragazzi molto spesso, senza valori, perché in un quartiere abbandonato a se stesso, abboccano. Gli unici valori sono quelli, e quando arriva Padre Puglisi, arriva una chiesa impegnata, proprio una chiesa dei valori, che fa riscoprire determinati valori, allora lì c'è lo sbandamento totale. Ecco perché hanno ucciso Padre Puglisi.